sulla faccia, insomma anche un fischio ci poteva forse stare. La cosa che sta adesso permettendo a Brooklyn di avere questa chance è che sta andando molto bene a rimbalzo offensivo. Johnson tiro da tre punti, questa volta con spazio, lottano a rimbalzo Noah e Wallace, festeggia gridando Joachim Noah il fallo dell'avversario. Vediamo se ci sono tiri liberi per Noah o se si tratta solo di rimessa laterale, direi rimessa in zona di difesa per i Chicago Bulls. Quinto fallo nel frattempo della partita per Gerald Wallace, che sta andando benissimo a rimbalzo, godendo anche della libertà degli avversari che non ci preoccupano tanto, non lo tagliano fuori in tempo. Questa volta quasi recupera un altro possesso per i suoi. Ancora Robinson attacca col blocco di Noah, cerca la tabella e la trova ancora, ancora il fondo della retina per Gigi La Trottola, ovvero Nate Robinson, che regala nuovamente due punti di vantaggio a Chicago. Johnson in uscita dai blocchi, piedi a posto, Lopez vorrebbe la ricezione, finalmente i compagni lo accontentano. Guardate Robinson quanto sia staccato da Gerald Wallace. Lopez attacca, attacca, vuole costringere al fallo Noah. Fischio da parte di Tony Brothers, direi fallo di Noah. Rischioso anche questo a parte di Lopez, usa tanto il braccio esterno, poi Noah abbassa il braccio. Qui intanto rivediamo Nate Robinson, su questo devo darti ragione, devo dare ragione a quello che dicevi prima, gli altri sembrano stanchi, questo può andare avanti a giocare fino a domani mattina senza grossi problemi. Fallo di Noah, il quinto fallo, non su situazione di tiro, infatti è arrivata la rimessa. Joe Johnson forzato contro la buona difesa di Deng, scappa ancora Robinson in contropiede, fermato da Wallace, finisce rovinosamente per terra Robinson. Tranquilli però ragazzi, è fatto di gomma, non si è fatto niente, infatti si rialza immediatamente. Ma poi in una partita del genere credo tu debba sparargli per fermarlo, ovviamente. Credo sia anche il sesto fallo di Gerald Wallace, chiama al pubblico. E se c'è uno che può permettersi una partita come questa è ovviamente lui, tutti pazzi per Nate. Allora, Thibodeau mi sembra avere la personalità necessaria per rimetterlo nei ranghi da qui eventualmente quanto dureranno i playoff dei Chicago Bulls, questa serie e forse anche più avanti, però adesso lo devi gestire, eh? Questo è uno che tra overtime e quarto quarto è lì che flirta coi 30 punti. Adesso devi dirgli stai seduto in panchina. Per una sera hanno dimenticato Derrick Rose. Per una sera hanno dimenticato Derrick Rose. Fra l'altro non fallo sul tiro, ma considerato in precedenza. Credo perché non ci ha aiutato il replay di TNT, ma ho visto Robinson all'ultimo momento scaricare. Quintettone per New Jersey con Blace dentro. Robinson, no, chiedo scusa, CJ Watson, da tre punti pazzo, non c'è nessuno che taglia fuori Joachim Noah, ancora Robinson che non ci pensa, né uno né due, a prendere un altro tiro e un altro rimbalzo in attacco. E nonostante il quintettone che segnalavi, anche se sono sempre Lopez e Reggie Evans, ancora Robinson, tre tiri nello spazio di 20 secondi. Questo è Nate, ragazzi, prendere o lasciare ti può far vincere la partita, e poi prendere tre tiri così. CJ Watson che cerca più che altro il fallo di Noah. L'ultimo a toccare è Reggie Evans, totalmente fuori controllo le due squadre in questi ultimi minuti del secondo overtime. Vorrei anche vedere, qui le energie si stanno esaurendo. Non si può pretendere lucidità, i giocatori sono veramente sulle ginocchia. Chiedo scusa, non c'era il quintettone, è CJ Watson in campo, non Blace per Brooklyn. Ed è anche strano che però sia lui, dopo tanti minuti in panchina, a prendersi un tiro appena tocca la palla nella prima azione. Vediamo se adesso torna a essere ordinato Nate Robinson a giocare con la squadra, così pare. Deng che non prende un tiro da una vita per Boozer lungo la linea di fondo, fuori ancora per Deng, non vuole il tiro da tre punti, scarico extra pass, straordinario attacco ancora dei Chicago Bulls che fa lavorare la difesa fino al 24esimo secondo, arriva la schiacciata di Noah. Più 4, 1-18 da giocare. Questa volta grande pazienza da parte di Chicago e gioca il tipo di attacco che adora Coach Thibodeau, cioè la palla va dentro, riesce e poi ritorna dentro con la penetrazione e grande scarico. Arriva l'aiuto di Lopez, ma lo scarico di Deng è perfetto per Noah che schiaccia il più 4. Potrebbe essere l'allungo decisivo nella partita, ma ormai non ci fidiamo più. 1-18, 123-127 per i Chicago Bulls.
diciamo che Denver Nuggets e Golden State Warriors non avrebbero bisogno del doppio overtime per arrivare a questi punteggi. Grande spettacolo comunque in questi playoff, la testimonianza che la regular season è uno sport, proprio uno sport, e i playoff sono un'altra cosa. Johnson attacca centro area, ecco perché non fidarsi, soprattutto finché c'è Joe Johnson. Secondo tempo, ce l'ha fatta vedere tutte, tiro cadendo indietro, tiro dal centro area, destra, sinistra, segna e subisce il fallo. Guardate che ritmo, sembra che danzi. Perfetto, appena vede che Deng non è perfettamente a posto con i talloni e i piedi staccati, può attaccarlo perché non ha perfetto equilibrio, lo fa, cambia ancora il tempo del tiro, subisce il contatto e riesce anche a segnare. Davvero lontano dall'essere finita questa partita. 21 per Joe Johnson, ma la maggior parte è arrivati nella seconda parte di partita, soprattutto tra quarto quarto e due overtime, 1 e 10 al termine del secondo, un punto di vantaggio per Chicago. Ancora Robinson lungo la linea di fondo, fischio da parte degli arbitri, questo è Nate, lo abbiamo detto, prendere o lasciare, e intanto è sesto della sua partita. E questo è un enorme problema ovviamente per coach Thibodeau e i suoi. Guardate il pubblico con le mani nei capelli, questo gli fa capire l'importanza di questo ragazzo che si ferma. Poi dalla spallata, Williams la fa vedere anche molto bene, però questa spallata era assolutamente gratuita. Adesso per Chicago la situazione si fa complicata, bisogna vedere chi entra e soprattutto come potrà gestire i possessi offensivi che diventeranno decisivi. Jimmy Butler in campo soprattutto per la difesa. Joe Johnson contro l'Waldeng, guardate l'attività dei piedi della difesa dell'Waldeng, l'aiuto da parte di Noah. Johnson cadendo indietro, scheggia solo il ferro, direi fallo di Gibson a rimbalzo su Brook Lopez.